Buongiorno a tutti, sono Gianluca Fusso, ma penso che lo saprete. Oggi sono qua ospite in Castelmenti, a Brescia, per una demo organizzata da Levira con la coorganizzazione di Arte Bianca. L'idea di questa demo è un progetto che comincia quest'anno, che si svilupperà negli anni, dove andremo a parlare dei prodotti lattiero-caseari, in questo caso burro, panna e derivati, dandogli un ruolo principale. Cosa vuol dire? Questa grande materia prima è una materia prima che deve essere nobile all'interno dei nostri laboratori. Ha un sapore dolce, ma deve avere anche delle caratteristiche tecnico-reologiche. Perché? Nel caso di una frolla deve dare plasticità, o nel caso di una mousse la panna è l'ingrediente fondamentale che deve dare l'overrun. Questo ci permette non solo di dare leggerezza alle nostre preparazioni, ma soprattutto di poter andare a gestire i volumi e quindi anche la quantità dei prodotti che noi andiamo a fare. A volte, quando si parla di panna, si parla solamente di un prodotto che non è valorizzato abbastanza. Ecco perché da quest'anno, insieme a Levira, vogliamo dargli una connotazione diversa. Nel pomeriggio andremo a assaggiare 5 preparazioni diverse. Ne svilupperemo 2, dalla A alla Z, con dei temi particolari. Allora, nella prima andremo a fare una semplice brioche, tipo un maritozzo, però invece di riempirlo con la panna, lo andremo a riempire con una crema chantilly all'italiana. Perché una chantilly all'italiana? Perché è una crema principe all'interno della nostra cultura, ma a volte non pensiamo alle questioni tecniche, ovvero la struttura, il volume, la densità. E d'estate di solito la prepariamo e poi la resa o il volume è sempre instabile a causa del caldo. Oggi andremo a sviluppare qualcosa pensando in maniera diversa, ovvero sempre una base di crema pasticcera e delle differenti panne, ovvero una panna di grande pregio che si chiama Excellence, che è una panna che deriva dai latti della Normandia che vengono lavorati entro le 48 ore, e sempre una panna come Excellence che viene lavorata entro le 48 ore dalla Normandia, ma che si chiama Sublime. Sublime perché? Perché all'interno c'è il 30% del siero del mascarpone. Questo ci permette di andare a donare alla nostra Chantilly gusto, a livello di gusto un sapore dolce, ma soprattutto una struttura che durante il lungo percorso della giornata ci dà sempre la stessa resa. Dopodiché andremo a parlare di qualcosa che a me piace particolarmente. È una via di mezzo tra una meringata e una pavlova, dove l'idea qual è? Di avere un dolce estremamente leggero. Andremo a parlare qua veramente di overrun nella meringa, nella panna, e all'interno andremo a trovare una crema di fragole e una maionese di lamponi. Questo perché? Per far capire che un dolce non deve essere estremamente complesso quando la materia prima è indiscutibilmente di alta qualità. Per finire, 3 preparazioni. 2 torte moderne, una a base di yuzu, che è un agrume, mandarino per riportarlo in Italia, e cream cheese. Il cream cheese è un formaggio che si ottiene dalla lavorazione del latte, che ha determinate caratteristiche. Oggi lo andremo a vedere sotto forma di crema, per avere l'acidità del formaggio e un punto di fusione perfetto, perché ha una grande emulsione. Per finire, parleremo più di panna, quindi andremo a abbinare le 2 panne all'interno della stessa torta. All'interno una crema di fave di tonca e vaniglia sublime e mascarpone per amplificare il gusto, e all'esterno una mousse di tè verde matcha con la panna Excellence per provare a mettere in contrasto la densità alla leggerezza. L'ultima preparazione ve la lascio scoprire sul video che verrà pubblicato nei canali social di Arte Bianca, e vi ringrazio per questi brevi minuti e vi vedo a prestissimo.